Buonasera signore e signori, per lo spazio consueto del Medicina e Voi, questa sera negli studi abbiamo niente poco di meno che il professor Kakamura, che parlerà sulla anatopea appetito canale dello scoreggio. Naturalmente ci sarà la traduzione simultanea del nostro Francesco Ettolo Arasotera. Buonasera professore, ci illumini su questo argomento. Guten Tag. Il professore ci saluta. Dice che quando uno ci capita di buttare un bivio fondamentale è diviso in quattro elementi fondamentali. Soprattutto la prima parte è aria. Poi c'è molto sgruscio e poi se uno si sforza esce tutto il gas. Quando uno getta un periodo con sgruscio, giustamente si alleggerisce la pancia e si sente muscio, a ciusciune, uno ciuscio, si sgrana tutto paro, si suga le prune e se ne fuori. Perché quando uno si sforza la banatura della tubulatura delle vie cacatorie dello si può diventare russo come esauro, perché i stronzi della valvola dello scappamento culinario si riscalda e brucia tutta la guarnizione del tubo del capo, ma subito si riprende a tannicchia e tannicchia. E quando uno dice abbia repito, non ascoltare a nulla. Uno ci viene di Italia e li può gittare. E il professore Kakamura ha concluso dicendo che quando uno ci viene di abbiare in spirito, lo può abbiare un'icchia perché cucciare lo considera. A questo punto del programma abbiamo le telefonate in diretta per il professore. Ascoltiamo la prima, vediamo. Pronto? Il professore è molto contento di questo piro, dice che è unico nel suo genere di calibro 95. Abbiamo la seconda telefonata, vediamo chi è in linea. Pronto? Il professore sta dicendo che questo non lo può calcolare perché è come se fosse un mezzo pirito, va. Abbiamo adesso l'ultima telefonata, vediamo chi in diretta perché ha qualche cosa che non va neanche per me. Comunque, pronto, vediamo. Beautiful, good. Il professore Kakamura ha detto che questo spirito che abbiamo ascoltato è di razza cavallina. Vuol dire che il nostro paziente mangia abbastanza carne di cavallo. E consiglio al professore di non buttarla in comitiva perché fanno un effetto di fiala puzzolente, va. A questo punto la trasmissione, come tutte le cose, ha un termine e noi dobbiamo ringraziare il professore Kakamura che ci ha imbracchiato nella lezione del periodo. E io, conduttore di Medicina e Voi, vi do l'appuntamento perché guarda che mi stai andando addosso. Al prossimo giovedì, buonasera. No, yes.